Io ero partito con dover fare un'altra professione, quella del diplomatico. Poi invece ho cambiato idea perché mio padre, durante il periodo dell'università, mi ha qualche volta portato insieme in tribunale e quello che mi ha colpito molto era il rapporto che c'era tra avvocati e magistrati e tra avvocati. Quando c'era la trattazione della causa, ognuno faceva il proprio compito. Il magistrato era il magistrato, gli avvocati erano gli avversari. Finita la trattazione della causa, il rapporto era di grande amicizia, di grande rispetto. E questo mi portò a decidere di fare l'avvocato. Dire signori che questo è un onore, capite perché, ma voglio ringraziarvi anche perché non capita tutti i giorni di ricordare uno studio legale che ha 130 anni, è la prima volta nella mia vita che mi capita, credo che sia l'unica. Questa giornata è stata molto emozionante. Emozionante perché ho visto tanti amici, ragazzi che sono passati dallo studio e che hanno fatto pratica con me, che mi hanno dimostrato un grande affetto, come se fosse stato un affetto filiale. E questo mi ha commosso molto, ritrovarsi tutti quanti insieme a festeggiare come una famiglia. Abbiamo avuto anche la sensazione di una festa della famiglia degli operatori della giustizia. Abbiamo avuto la partecipazione di molti magistrati e di molti rappresentanti delle cariche giudiziarie che hanno desiderato prendere la parola proprio per esprimere il loro consenso e la loro partecipazione affettuosa a questa nostra iniziativa. Non è stata una nostra festa personale, quella dello studio Legale Metta, ma una festa di tutti gli operatori della giustizia, di tutti coloro che si spendono per cercare di dare giustizia a tutti coloro che la chiedono, naturalmente con tutte le difficoltà che oggi ci sono.